Stormo, è iniziato appena adesso l'evento fanart nel mio server di Discord. E il tema è sulla famiglia dei vampiri. Basta che andate nella stanza fanart on nell'applicazione di Discord da computer o da cellulare e mandate la vostra foto o immagine della famiglia dei vampiri. Leggete il regolamento nella descrizione della stanza e avete tempo solamente fino al 30 novembre. Ma cosa? Aiuto, no. Ma staccate! Oh, sciaboletto, no! No, non dirmi che l'ha scoperta, no! No, perché l'hai scoperta, sciabolette? Poverino, guarda! Perché l'ho scoperta? Perché ti ha detto che io scopro tutto in questa casa? Non mi puoi nascondere nulla! Ok, ho capito! Guarda, poverina! È straimpaurita! Aiuto, aiuto, wow, no, dai, lo sento, ti prego! Padroncino. Ascolta, lasciala stare, ok? Lasciala stare! E sì, l'ho fatta dormire sotto casa, ok? Perché era impaurita, era raffreddolita e fuori, cioè, faceva freddo, appunto. E quindi l'ho fatta dormire nei divanetti quelli lì. Ma non fa nessun problema. Guarda quanto è carina. Quali divanetti? L'hai fatta dormire qua sotto. Sì, nei divanetti. Vedi quei divanetti lì. Capito? Quindi molto semplice. Vieni, vieni, vieni qua. Cosa? Odora questi divanetti. Sì, fa odore suo. Perché? Ed è un bel odore. Perché fa schifo. Ma non è vero. Non fa schifo. È vero che fa odore di cane. Assolutamente sì. Dai, ti prego, dolcetta. Ascolta, tranquilla, tranquilla. Tu alzati, tu alzati. Ok, alzati, alzati. Ho paura di lei. Ah, lo so, lo so. Allora, ascoltami, ok. Adesso. Oltretutto, scusa, com'è che l'hai chiamato? Padroncino. Ti rendi conto? Perché ti rendi lo conto, so, mi... ma è lei abituata a chiamare le persone così. È un lupo, non lo so quel che è. Sei assurdo, sei assurdo. Ti avevo detto una cosa e tu la fai lo stesso. Hai ragione, ascolta. Violet, è vero che ti aveva chiamato, se non sbaglio, ti aveva chiamato Violet, cioè Ivy, perché tu devi andare a dormire da lei questa notte? Ok, sì, perfetto. Però il fatto è che ovviamente mi sta molto simpatica e quindi vorrei in un certo senso farla sentire a casa con noi. Ah, quindi addirittura sei stato tu a chiederle di dormire qui. Ah, ok. No, 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 è giusto perché non volevo farla rimanere con un brutto ricordo di noi. E quindi praticamente adesso quello che voglio fare è farle una cuccia, sì. E poi se ne va. Ma cosa hai, no, cosa non hai capito di no? Non la voglio in casa mia. Allora la mettiamo fuori, come i cani che stanno fuori. Va bene? Puzza. Ehi, ma non è vero. Vabbè. Sì, puzzi invece. Puzzi proprio. Puzzi proprio di cane. Io non riesco a tenerla in casa questa Vieni, cosa. Vieni, Violet. Ok, va bene, dolcetta, va bene. Ascolta, Violet, andiamo a vedere un attimo se possiamo andare a fare qualche cuccia per te. Comunque, tanto deve andare da Ivy, tranquilla, no? Ivy sta lì in fondo. Hai ragione, sta proprio lì in fondo. Infatti adesso vado a dirglielo. No, 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 aspetta, no. Ma perché glielo va a dire così di punto in bianco? Dolcetta, non va bene questa cosa. Non lo vado a dire, per forza, se deve stare a casa sua. Ma no, ma che significa? Ma, ok, ascolta, ascolta. C'è un modo, ok, per non farti ingelosire almeno una volta con una ragazza. Perché se sapevo che tu dovevi essere così tanto gelosa, io ti lasciavo. Non mi fidanzavo mai con te. Se sapevo che tu fossi così tanto gelosa. Non è questione di gelosia, ok? No, cosa? Non, semplicemente non voglio un cane in casa. Ok. Ma i cani sono bellini. Vabbè, io voglio solo le coccole. Esatto, vedi come si avvicina con te, carina. Dai, accarezzalo. Ok, l'ho fatto. Ah, l'ho ottimo, fatto. Perfetto. Hai visto? Allora, comunque, in ogni caso, va bene. Facciamo che puoi tenerla per un paio di giorni, non di più. Okay. E oltre questo, dorme fuori, così siamo appunto equilibrati. Ah, perfetto. Ok. Ottimo, hai visto? Abbiamo detto insieme, quindi siamo d'accordo entrambi. Ottimo. Ah, sciabolette. Comunque, Violet, vieni qua. Tranquilla, ti ha fatto del male quella malvagia vampirina. Mi ha fatto solo paura, tanta paura, so, perché lo è so. Spaventosa. Lo so. E poi ha gli occhi rossi, c'ha quella lì. Lo so, e purtroppo è così questa storia. Comunque, in ogni caso, chi vuole dei grattini? Io. Ah, Spree, dimenticavo. Sì. Devi trovarti un lavoro. Cosa? Non posso mantenerti sempre e fare in modo che tu abbia tutto quello che vuoi. Almeno fatti un lavoro così puoi prenderti tutto quello che vuoi, visto che adesso devo badare solo io a te. Ma dolcetta, ma che cosa significa? Mi vuoi fare badare qui? Ti porti pure le donne a casa. No, come minimo ti trovi un lavoro. Ma... Oh, padroncino, mi dispiace. Tranquilla, beh, in effetti avevo ragione. Ho un lavoro per te. Cosa? I grattini. Ah! Grattini, okay. Va bene, ok, basta. Ah, sciabolettone.
Andiamo, dai, andiamoti a trovare una cuccia. Magari rompendo qualche albero riuscirei effettivamente a farti una cuccia, in teoria. Beh, sì, in teoria. Oh, porca miseria. Ok, intanto un po' arrabbiatina quella lì. Sai che ho fatto un libro? E qua, questo qua. Sì, non l'hai notato nelle librerie che c'era questo libro qua? Ah, io non so leggere. Ah, ok, vabbè, comunque in ogni caso questo è il mio libro, sì, lo trovi in edicola. No, che aspetta, cavolo dico, no. Ma ci sono le figurine. No. Allora va bene, le posso guardare anch'io. Esatto, è un fumetto, lo trovi non in edicola, no, in tutte le librerie d'Italia. E oltre questo anche in descrizione, così almeno se lo vuoi scaricare, cioè se lo vuoi... Sì, sì, capito, cioè se lo vuoi un attimo, non lo so, comprare su Amazon puoi. Posso masticarlo anche? Sì, credo di sì. E poi abbiamo anche il Discord, se vuoi venire a parlare con me puoi entrare in questo Discord dove c'è la community dello stormo. E facciamo un sacco di eventi tipo open lobby domenicali, oppure un botto di eventi tipo nei periodi, che ne so, Natale, Capodanno, Santo Stefano, Pasqua, capito? Con non so, fan art, fan fiction. La giornata del cane. Sì, la giornata del cane, possiamo fare la giornata di Violet. Magari possiamo fare anche tipo un qualcosa inerente a te, che ne so, tipo disegnate Violet cagnolina. E chi è il più bravo che la disegna, magari nel Discord vince, capito? Eh sì, è figo. Vince un asso. Esattamente, è proprio così. Allora, perfetto. Tutto bene? Ok, vabbè. Sì, tutto bene. Ok, hai preparato qualcosa? Carne cruda, dov'è Sbriserino? È per te una patata, tieni. Ho fame! Vieni qua, tieni. E che tutto sto urlo drammatico, Sbriserino? Ok. Tutto bene? Sì, tutto bene. Ottimo, perfetto. Lei è Violet. Oh, cos'è? È un cane. Wolf. Sì, è un cane. Ciao. Ti piace? È troppo carino! Sei carino anche tu! Hai la faccia così piccola! Se la tocco! Oh, papà, mi ha leccato in faccia! Se la tocco, mi denuncia! No, ovvio che non ti denuncia, perché dovrebbe denunciarti. Oh sì, leccami, continua a leccarmi, brava. Ok, basta, tranquillo, sei comunque un umano, ok? Basta. Ti guarda le malattie questa qui, ok? Va bene, ok, vado, andiamo a fare la cuccia, dai Violet. Cosa state facendo? La cuccia fuori, perché adesso è il nostro cagnolino, almeno per un paio di giorni. Sì, me ne sta portando via Sbriser. È meglio della bambola che devi comprarmi, papà, ti ringrazio. Sì, ma non devi trattarla come una bambola. Ok, andiamo, Violet, vieni da questa parte. Allora, andiamo a cercarti, credo, sì, un modo. Una cuccia di Kashmir. Kashmir? Ma che sei pazza? Comunque, in ogni caso, hai lasciato like. Perché se arriviamo a 15.000 like, cosa vuoi fare se arriviamo a 15.000 like? Voglio un bue. Un Mangiarmi bue. Un bue. Ok. Tu che sei una gatta, sali su questo muro. No, sono un cane io. Ah, sei un cane, cavolo, è vero, hai ragione, scusami. Ok, sali, vabbè, riesci a saltare? Verso questa parte? Aspetta. Ok, oddio. Tranquilla, intanto vado a prendere qualche pezzo di legno, così almeno posso farti la cuccia. Ce l'ho fatta. Ah, ottimo, bravissimo. Allora, aspetta. Ti sto facendo praticamente la cuccia. Te la faccio fuori, così effettivamente siamo tutti felici e contenti e tu hai un posto dove dormire, insomma, sì. Ma quindi grande come la tua cuccia? No, ovviamente non grande quanto la mia casa, ma diciamo un po' più piccola. Ok, credo che 20 blocchi possano bastare. Vieni da questa parte. Arrivo. Ok. Ma senti, c'era una pozza d'acqua lì, che cos'era? Era una pozzanghera gigante nel tuo giardino. Nel mio giardino? No, è una piscina quella. Sì. Ah, una piscina, cosa si fa? Si fa pipì? No, si fa il bagno. Ok, facciamo così. Posso assaggiarla? Sì, beh, per assaggiarla d'altronde È brutta, sa di bollicine, sa di... All'odore... No, in realtà dovrebbe avere l'odore di un'aranciata. Ok, perfetto. Ottimo, perfetto. Ecco qua, ho fatto la tua cuccia. Nella mia piscina. E qual è il problema? Ma lì, ma ti sembra modo di mettere... Oh. E poi è carina. E poi guarda, si sta facendo il bagnetto, così si pulisce, no? Ecco, infatti. Ma se questa cosa è ancora pipì di senso, è tutto, tutto appiccicoso. Vabbè, dai. A me piace l'appiccicume. Beh, comunque, in ogni caso, credo che possa bastare questa casa. Che ne dici, è carina? È estetica di fronte alla piscina, sbrio. Dove dovrei metterla? Scusami. No, davanti a casa è brutta ancora di più. Quindi meglio metterla dietro, che nessuno la vede, no? Ho un'idea, so io dove potresti metterla. Dove dovrei metterla? Guarda, te lo faccio vedere. Sì. Fammi. Ok. No, qua. No, fuori no. No, fuori no. Dolcetta, che cavolo, no, fuori no. Tutto, ma fuori no. Ti
altrimenti, altrimenti che senso avrebbe? Beh, comunque, in ogni caso, perfetto. Tranquilla, Violet. Con noi starai benissimo. Sembra se Dolcetta lo desidera. Ok,